Al via il Festival Chieti Classica, corsi e concerti con oltre 100 musicisti da tutto il mondo. Il centro storico di Chieti si accende con la grande musica dal 26 luglio all'11 agosto. Quattro i palchi principali, serate mozartiane e un concorso pianistico gemellato con Dubai. Questa manifestazione di Chieti Classica si apre appunto con l'orchestra di Kiev, che siamo riusciti 2 mesi fa, esattamente il 24 maggio, a portare a Chieti, avendo un grosso vantaggio di tipo culturale, ma soprattutto salvando dalla guerra 22 persone, insomma, che avrebbero potuto avere i loro problemi diciamo importanti proprio nella capitale ucraina. Quindi siamo soddisfatti sotto questo duplice punto di vista. Il Festival Internazionale Chieti Classica porta qui a Chieti in Abruzzo tantissime personalità illustri del mondo della musica classica. Sì, l'intento è quello di far conoscere questo territorio a persone che girano il mondo nei luoghi più prestigiosi, nelle città più importanti. Noi certo non possiamo paragonarci alle grandi città come Vienna, come Londra, come Parigi, ma nel nostro piccolo abbiamo un territorio, l'Abruzzo e la città di Chieti, ma anche le altre città abruzzesi, che hanno dei pregi straordinari. I concerti a Chieti si terranno presso Palazzo De Maio, abbiamo degli eventi alla Villa Comunale, dentro il Museo Barbella, Piazza Giambattista Vico, insomma in luoghi diversi per far assaporare la nostra architettura, non solo, anche i nostri sapori, perché qualche sera daremo anche possibilità di degustare i nostri prodotti tipici. Ma moltissimi dei nostri allievi non vengono solo per la durata di una settimana o di 2 settimane del festival, ma ci chiedono di venire prima e di partire dopo e ci chiedono cosa visitare. Molti durante il giorno magari le famiglie vanno sulla spiaggia mentre gli allievi sono qui a fare lezione, molti altri fanno escursioni in montagna. Diciamo che il nostro festival è diventato anche un'opportunità turistica per le persone che dagli altri paesi vengono qui per conoscere e scoprire il nostro territorio. Thank you.